ritrovati a Punto di Contatto. Dunque, oggi idealmente entriamo all'interno di una grande università, tra le più grandi d'Europa. Parliamo dell'Università La Sapienza di Roma. Lo facciamo con l'aiuto di Angelo Capitani, che è RSU della CISL Università, che ci è venuto a trovare e che ringraziamo per essere qui. Buongiorno, Capitani. Buongiorno a lei e a tutti quanti. Allora, è corretto dire che l'Università La Sapienza di Roma è tra le più grandi d'Europa? Sì, ritengo di sì, anche come territorio, come spazio, insomma, a parte La Sapienza, ma San Pietro in Vincoli, Fontanella Borghese, vari spazi, insomma, è tra le più grandi d'Europa, anche come studenti, avevamo 180.000 iscritti, insomma. Da quanto tempo lei lavora all'Università La Sapienza di Roma? Beh, io sono entrato di ruolo assunto a gennaio, il 13 gennaio del 1977. Nel pieno delle grandi lotte, ricordiamo l'episodio di Lama all'università. Sì. Lei c'era? Avevo pochi mesi di servizio e mi sono trovato lì, questo caos tra operai, manifestanti, studenti che insomma. Ecco, che impressione le ha fatto quel tipo di clima che poi, insomma, da lì in avanti è stato l'inizio di una serie di lotte che poi sono esplose nella violenza, anche ricordiamo l'omicidio Bachelet e poi Tarantelli. Lei era lì all'università quando questo accadeva? Sì, sono passati degli anni da un episodio all'altro di quelli che hai citato, ma insomma le lotte ci sono state sempre e quello che mi ha dato all'inizio era scioccante perché ero giovanissimo, insomma, 77 avevo 23 anni e mi ricordo che andammo a togliere i San Pietrini che erano stati tolti proprio dall'ingresso principale. E poi negli altri episodi che lei ha citato, l'omicidio di Bachelet e Tarantelli, sono rimasto scioccato perché arrivare a uccidere delle persone, grandi professori, politici, togliere la vita così per un discorso che non c'è dialogo, insomma, non è stato carino. Non l'ho mai capito queste aggressioni così violente, anche essendo giovane. Ecco, Anche. Ripensando a quegli anni, che cosa le è rimasto soprattutto? Beh, adesso faccio parte come lei, mi hanno praticamente presentato, sono un componente RSU. Da quegli anni adesso cerco di combattere piccole lotte all'interno della Sapienza con il dialogo. Non si può fare una lotta violenta per poter. Io penso che il dialogo, la comunicazione sono le cose più importanti per risolvere i problemi, perché siamo un paese emancipato e perciò penso che sia la cosa più E quando è importante. entrato nel sindacato? Quanto tempo fa? Circa 22 anni fa sono entrato come iscritto, poi le prime lezioni da componente RSU, volevo far parte di questo organo per sentire con le mie orecchie e poter dare ai miei amici, visto che conoscevo tante persone perché lavoravo all'ingresso principale, conoscevo molti colleghi e da lì poter riportare quello che sentivo e poter imparare a Ecco, lottare. qualche episodio della sua attività sindacale di cui va particolarmente orgoglioso? Beh, per me non sono, ci sono molti episodi, piccoli episodi. Io penso che le cose più importanti sono quelle grandi, però ecco, io non ho fatto pagare il parcheggio ai dipendenti che devono pagare 5 euro al mese per parcheggiare dentro l'università, quando la vacanza contrattuale era 6 euro. Allora ho detto, praticamente, se lei decide di far pagare questo obolo, è giusto che si paga differentemente, visto che i professori prendono circa 4 volte di più l'impiegato, pagassero loro 8 euro e noi 2 euro. E da lì infatti si arrabbiò
il professor Avallone, bravissima persona, che è sempre stato nei rapporti sindacali una persona, e da lì ha detto: ah no, va bene, fatto niente. Ma questa è una delle piccole cose che poi riescono a rapportarsi con la controparte, che poi non è una controparte, perché coloro che dirigono l'università in collaborazione con i sindacati, l'RSU, si deve trovare un modo migliore per poter dare un servizio migliore ai studenti e alla società che ci circonda. Secondo lei è cambiato lo spirito con cui si fa sindacato da 20 anni a questa parte? Cioè, da quando lei è entrato a oggi, lei avverte che qualcosa è cambiato nell'approccio al sindacato? Da parte degli altri sì, a parte che c'è una campagna politica che parla molto male del sindacato. Io dico sempre che il componente RSU è un albero di trasmissione tra il sindacato e i lavoratori, dove deve far sapere le problematiche dei lavoratori al sindacato. E questo è un componente molto importante, perché ci vuole il dialogo e sapere ascoltare i lavoratori. È cambiato perché, a parte la campagna che ci fanno contro, io dico che un bisturi serve per operare e salvare le persone, non per uccidere, perché tanti possono adoperare questo strumento perfetto per operare e salvare le persone. Ce lo siamo ricordato adesso, insomma, cosa è stato quel periodo. Perciò ecco, è cambiato in questo, c'è molto, lo vediamo dalle manifestazioni, aspettano sempre che qualcuno faccia per loro, qualcun altro deve lottare per gli altri. Questa forse la gente è stanca, lo vediamo da come, quando vanno a votare, insomma è un assenteismo spaventoso, quando è una lotta che i sindacati, il popolo ha fatto per poter dare il loro voto e la loro espressione. Abbiamo parlato del sindacato, c'è un altro elemento chiave, direi, di tutto il suo percorso, non solo sindacale ma lavorativo, che è quello della cultura, perché lavorare in un'università per così tanto tempo si respira questo tipo. Ecco, anche l'approccio nei confronti della cultura, la consapevolezza di che cosa rappresenti il mondo della cultura, anche questo, secondo lei, in 40 anni in cui lei è vissuto dentro la Sapienza, è cambiato? Ma è molto individuale. La cultura c'è sempre e sempre ci sarà, perché se uno può fare cultura basta che legge, comunica e fa tante altre cose. Lì è cambiato non tanto il fatto della cultura in se stesso, è cambiato il rapporto tra quello che è, le persone sono meno interessate a quello che le circonda, quando la Sapienza a me mi ha dato tanto, mi ha dato cultura, sapere, io lavoravo e lavoro al Teatro Ateneo, dove ho conosciuto Edoardo De Filippo, Dario Fo, Carmelo Bene e tanti altri. Loro mi hanno dato una cultura. Poi c'è la cultura sindacale, quella che forse interagisce con quello che ci circonda, che è interessarsi del lavoro, interessarsi di quello che serve all'utente, ai studenti, perciò comunicare con gli studenti, sapere le loro problematiche. E questa è cultura, perché fai un bagaglio del sapere di quello che ti circonda all'interno delle mura universitarie, perciò dallo studente al docente. Ho conosciuto i più grandi rettori che ho avuto contatti, da Antonio Ruberti, il professore con cui sono entrato, ho avuto bellissimi rapporti, il professor Giorgio Tecce, insomma vari professori che dell'università hanno speso tanto su quello che era la cultura, sulla ricerca e la didattica. Questo è il mondo del sapere. Io ne sono orgoglioso di aver lavorato. Si sente nelle parole, così come lo esprime. Noi chiudiamo sempre la nostra trasmissione con un appello che lasciamo al nostro ospite, un appello finale. Però per tutto quello che lei ha detto e per il tipo di percorso che ha fatto dentro l'università, mi sentirei di chiedere
una cosa in particolare da dirci qua, e cioè un appello che è un consiglio ai giovani che iniziano adesso a fare attività sindacale. Che tipo di approccio bisogna avere per fare attività sindacale, secondo lei? Il giovane penso che si forma facendo un'attività sindacale, perciò il mio consiglio è dire: se lo fate, fatelo con passione e con amore, perché è duro, è sacrificio, non c'è guadagno, ma ci sono soddisfazioni interne che se uno fa qualcosa per gli altri e per se stesso è una bella soddisfazione, perciò è duro, ma da farlo con amore, se no è meglio non farlo, lasciare il posto a qualcun altro che lotta magari anche per loro, ma farlo bene. Grazie Angelo Capitani per questa chiacchierata di stamattina. Io ricordo, se volete venire qui a raccontarci che cosa accade sul vostro posto di lavoro, potete scrivere all'abortv@cisl.it. Grazie per averci seguito e una buona settimana a tutti. Grazie a tutti.